Buonasera, siamo alla Memo, dove continua la rassegna con le parole giuste. La parola di oggi è patrimonio. Insieme a noi c'è il professor Tommaso Montanari, storico d'arte notissimo, per cui non mi dilungo nelle presentazioni, è docente universitario, che tra breve inizierà il suo intervento sull'argomento appunto patrimonio in difesa della cultura. Allora professore, qui il patrimonio, l'Italia ha un patrimonio culturale, storico, culturale enorme, è gestito bene, può dar lavoro, può essere sviluppato meglio, può essere conservato meglio, il nostro Stato sta facendo ciò che dovrebbe fare per mantenere questo patrimonio enorme? No, potrei risponderle sinteticamente no, non lo sta facendo. Quando viene approvata la Costituzione, era il 22 dicembre del 47, abbiamo festeggiato il 70esimo e quest'anno festeggiamo il 70esimo della promulgazione, è venuta il 1 gennaio del 48. Alcide De Gasperi, che era Presidente del Consiglio e che si era ben guardato dall'intervenire nei lavori della Costituente, perché il governo fa un altro mestiere, disse: il compito di questo governo e tutti quelli che verranno dopo è attuare la Costituzione. Se ci si chiede il secondo comma dell'articolo 9, la Repubblica tutela il patrimonio, è attuato? La risposta è no. E non è attuato da sempre, c'è sempre stato un colposo, a volte doloso, sottofinanziamento drammatico della cultura, cioè mancano le risorse. A un certo punto è invalsa l'idea che il patrimonio non dovesse essere qualcosa su cui investire, ma invece qualcosa da spremere, da cui estrarre valore. Questa metafora è una metafora petrolifera, il patrimonio petrolio d'Italia. Entrambe gli atteggiamenti hanno fatto danni, sia quando si pensava che non servisse a nulla, con la cultura non si mangia, sia l'idea che la cultura serva solo a mangiare, o meglio che ci si voglia mangiare direttamente la cultura. Dovremmo capire forse a che cosa serve il patrimonio culturale, e una volta che lo abbiamo capito forse saremmo anche pronti a trovare le risorse economiche, umane, non solo per tutelarlo, ma anche per renderlo una parte importante della nostra comunità. Questo ha anche dei risvolti economici, naturalmente, ma è un'economia indiretta, non è una messa a reddito immediata, ed è quello che forse non si è capito. Da diversi anni ormai c'è questa tendenza a privatizzare il tutto. Il privato può gestire adeguatamente il patrimonio, oppure sarebbe meglio che fosse gestito direttamente dal pubblico? Beh, il punto è: come possiamo pensare che un privato for profit, per il proprio profitto, riesca a fare l'interesse generale di tutti meglio di quanto ci riesce la comunità di tutti? È una pia illusione nella migliore delle ipotesi. Il privato cerca il suo profitto. È vero che esistono dei modi per tenere insieme le due cose, per esempio il mecenatismo, che non è la sponsorizzazione, e cioè le donazioni che non hanno un corrispettivo se non morale, di legittimazione morale e sociale, ma anche in quel caso non può mai essere una sostituzione dello Stato, di uno Stato in fuga, ma può essere una risorsa aggiuntiva. Viviamo accanto alla Francia, che è forse l'unico paese a cui ci possiamo confrontare per la storia culturale e per l'estensione del patrimonio. E in Francia è molto chiaro che lo Stato fa la sua parte, spendendo molto, ma molto più dell'Italia, per il patrimonio nel bilancio statale. Ricordo che la spesa in cultura in generale dell'Italia è al terzultimo posto nell'Unione Europea, su 24, peggio di noi, fanno solo Inghilterra e Irlanda, cioè fa meglio di noi la Bulgaria, la Finlandia. E a questo punto di vista, semmai, poi in Francia c'è il mecenatismo che si aggiunge. C'è una campagna molto bella che si chiama Tous Mécènes, tutti i mecenati, e questo è molto importante perché anche chi ha da donare soltanto 2 euro è associato al patrimonio, e non solo i grandi ricchi, perché altrimenti si torna a una visione d'antico regime per cui sono i ricchi e i potenti a mantenere il patrimonio, dunque ad appropriarsene. E dunque benissimo, il mecenatismo però non sostituisce in Francia, ma si affianca allo Stato. Ecco, e recentemente abbiamo assistito a delle polemiche con il direttore del Museo di Torino. Come stanno funzionando i nostri musei in Italia? Sì, si parla anche di questi direttori stranieri che sono intervenuti. Cioè, come la vede? Insomma, la gestione museale può essere migliorata o stanno allora, lavorando bene? Distinguerei le due cose, perché il caso delle polemiche sul Museo Egizio di Torino ha a che fare con la politica e con un rigurgito impressionante di fascismo, chiamiamolo con il suo nome, di fascismo e di razzismo, per cui di fronte a un museo egizio che fa entrare le persone di lingua e cultura araba
con uno sconto si insorge violando qualunque minima soglia di interpretazione della Costituzione, della convivenza civile. Il direttore del Museo Egizio ha reagito in maniera molto ferma e molto giusta. Cristian Greco è un ottimo studioso che sta facendo un ottimo lavoro al Museo Egizio. È un italiano che si è formato all'estero, non c'entra però nulla con i direttori della Riforma Franceschini, è tutta un'altra, non è stato scelto dal ministro Franceschini, è stato scelto dalla Fondazione Museo Egizio, un modello di cui io non sono entusiasta perché stavolta è andata bene, ma la direttrice che c'era prima era disastrosa e non sappiamo chi sceglieranno domani. Io mi sentirei più tutelato se ci fosse un sistema trasparente di concorsi pubblici, se il patrimonio pubblico fosse ancora amministrato così. Una cosa la polemica dell'Egizio la rivela: quando la Meloni e i Fratelli d'Italia hanno detto cambieremo il direttore dell'Egizio se vinciamo le elezioni, hanno detto una bestialità, ma hanno detto una cosa che hanno in qualche modo orecchiato da Franceschini e dall'attuale stagione, e cioè che il governo nomina i direttori dei musei, come è effettivamente successo con Franceschini, e questo credo sia una cosa molto grave. Cioè la politica, intesa come spartizione dei partiti, deve stare lontana dalla cultura, e invece questo governo ha messo, il governo Renzi, poi questo governo, hanno messo pesantemente le mani sulla cultura, gestendo direttamente le nomine dei direttori dei musei, e questo è un errore. Cioè, un'ultima domanda, poi le lascio libero perché sta iniziando. Grazie. Un messaggio per i giovani per quanto riguarda la cultura, e cosa farebbe lei per migliorare la gestione museale, la gestione del patrimonio storico-artistico? Ai giovani direi che la cultura è la loro più principale arma di libertà. Se si vuole essere cittadini sovrani, se non si vuole essere sudditi del mercato, del consumo, di un marketing che ti vende indistintamente il telefonino del Presidente del Consiglio come fosse la stessa cosa, l'unica arma è il senso critico, la conoscenza, la cultura. Se sapranno mille parole più del loro datore di lavoro, basta anche una parola più del loro di colui che vuole vendergli un prodotto, del politico di turno, saranno più forti e più liberi. E quanto alla gestione dei musei, io credo che la bussola debba essere la produzione e la redistribuzione della conoscenza. Cioè, o i musei sono luoghi dove non solo si trasmette, ma si produce e si innova conoscenza, i musei, le biblioteche, gli archivi, luoghi abitati da comunità di ricercatori capaci di parlare, non solo di parlarsi addosso, ma di parlare al grande pubblico, oppure sono solo dei depositi di cose vecchie, e in quel caso ci servono poco. Grazie. Grazie a lei. Amici di Onda Libera, un saluto.